Sottoscrivo quello che ha detto Raffaele, noi siamo fatti così, mancano 10 giorni al voto, è un'inchiesta di 3-4 anni fa, noi non ci vediamo nessun complotto, i magistrati hanno il dovere, oltre che il diritto, di indagare su ognuno di noi che abbia ruolo o funzione pubblica quando ritengono che vadano fatti accertamenti. Io mi sono comportato così, pretenderemo che si comportino così tutti, però prima di emettere sentenze guardiamo i fatti, vediamo cosa viene contestato. Non lo dico solo perché io poche settimane fa, sapete che mi sono recato, ho chiesto immediatamente di essere interrogato e come diceva Raffaele, per quei circa 200 euro al mese di spesa, di rimborsi in quei 20 mesi, chi indagava ha chiesto la mia archiviazione. E testimone Pierluigi di quello che accadde a me 3 anni fa, 2 anni fa. Io il 2 agosto del 2011 ricevetti nel 2012 una telefonata da un giornalista che mi diceva che ero indagato per una vicenda di 8 anni e mezzo prima, del 2003, quando ero assessore a Modena per un piccolo chiosco in un parco, per il reato di turbativa d'asta e abuso d'ufficio. Io mi ricordo che lo svegliai all'1:30 di notte dal segretario nazionale e gli dissi: guarda, la cosa è sul sito di qualche giornale nazionale. Io il giorno dopo mi ritrovai sul TG1 e TG5 di fianco a Penati, per le vicende che riguardavano quell'inchiesta, e gli dissi: guarda Pierluigi, non so di cosa si tratta, sono convinto che non ho fatto nulla di male, però per la responsabilità che ho, se ritieni, vediamo i prossimi giorni, se devo danneggiare il partito io mi dimetto anche, nel senso che sapete, quando si ha un ruolo a nome di una collettività e di tante persone, al di là di quello che ritieni tu, l'importante è capire se si mette a repentaglio in discussione la buona fede di tanta gente che ci crede. Le cose sono andate, lui ovviamente mi disse non ci pensare neanche, hai la nostra fiducia, tutto il partito, devo dire, Bologna, l'Emilia-Romagna, il Nazionale mi è stato molto vicino. Dopo 2 anni e mezzo di indagini che si prorogavano, ho chiesto io il processo per rito abbreviato, non ho aspettato le conclusioni che magari portavano alla prescrizione e io il 29 novembre dello scorso anno sono stato assolto a processo per insussistenza del reato e la Procura non ha neanche chiesto il ricorso in secondo grado. Insomma, lo dico per dire grande rispetto, avere sempre attenzione, essere convinti se si è convinti di aver sempre agito in modo corretto e trasparente, non aver paura di niente e di nessuno e presentarsi tranquillamente per dimostrare quello che è accaduto. Andiamo al voto il 23 novembre, ci andiamo come regione solo noi e la Calabria. Dicevamo prima, quando le regioni votano da solo, l'abbiamo visto nel Friuli, in Basilicata e in Sardegna l'ultimo anno e mezzo dove hanno votato a sole le regioni, non c'è il traino nazionale, Quindi accendete le sotto TV, non ne tutti parla nessuno, non c'è il traino locale perché non si vota per il Sindaco dal Me Comune e quindi abbiamo bisogno di convincere le persone, anche quelle sfiduciate, anche quelle che hanno qualche mal di pancia col governo, insomma, noi votiamo per l'Emilia Romagna il 23 novembre e questa è una regione che ha qualcosa da dire nella storia di questo paese, è una regione che era tra le tre più povere alla fine dell'Ottocento, non lo sa quasi nessuno, non lo ricorda quasi nessuno, è diventata, grazie a tanti bravi amministratori, anche come quando toccò a Pierluigi, una delle 11 aree in Europa in cui c'è la più alta qualità della vita. Sappiamo che abbiamo problemi anche noi, non era mai accaduto nella storia di questa regione che uno se perdeva il lavoro avevi il timore di non trovarlo, anzi l'alternativa fino a pochi anni fa era quale sceglievi di quelli che ti venivano offerti o che tu trovavi da solo. Oggi anche da noi sappiamo che il lavoro è un problema, per questo ho messo il lavoro al primo posto del programma e raccontatelo pure, al di là di tutto, io la prima cosa che farò se divento presidente di questa regione, convocherò le parti sociali, sindacati, associazioni imprenditoriali, i sindaci e proveremo insieme subito, in pochi mesi, a scrivere un patto per il lavoro e per la crescita, perché questa è la priorità di tutte le persone che incontriamo nei mercati, nelle iniziative, nelle assemblee ed è quello che capita a voi tutti i giorni parlando con tanta gente che conosce. Ecco, finisco. C'è un senso nel film di questa sera che vedremo certamente, è il filo di una comunità che attorno alle feste dell'unità si è ritrovata per avere un progetto collettivo e comune. Io ho due genitori che hanno più di 70 anni e da quando erano ragazzini ancora oggi vanno nelle cucine, lavorano in tutte le feste possibili e perché si sentono, guarda, sono due persone che non hanno potuto studiare molto, non si sono mai candidate nemmeno nel piccolo comune dove abitiamo, in consiglio comunale, perché non ritenevano di avere le qualità, diciamo, intellettuali per poterlo fare. Eppure si sono sempre sentiti utili e importanti come magari il segretario della loro sezione, o il segretario regionale, o il segretario nazionale, o il loro figlio che oggi si ritrova in questa avventura. E io credo perché
E qui c'è, e chiudo subito, il senso delle feste. Noi siamo un partito che sta provando a cambiare, a modernizzarsi, ma ci sono cose che non vanno perdute. Le feste dell'unità noi dovremo continuare a farle sempre. Sono un fatto straordinario e unico, peraltro. E io credo per questo motivo, che è quello che porta i miei genitori, nella loro umiltà, a sentirsi esattamente alla pari come considerazione di quello che ha la responsabilità più grande a livello nazionale. Perché nelle feste, se ci pensate, il vero segreto per cui tanta gente viene ancora a dare una mano, anche tanti non iscritti, che però li vengono ogni anno. Perché? Perché chi serve ai tavoli, chi sta alla cassa, chi lava i piatti dietro e non lo vede quasi nessuno, chi monta l'impianto stereo, chi fa il programma politico, tutti quanti, se ci pensate, nel loro piccolo si sentono parte di una grande esperienza collettiva. Sanno che senza il loro piccolo grande contributo quella festa avrebbe un problema ad andare avanti. Ecco, noi dobbiamo essere un po' di più così. Cioè, un partito deve vivere, deve valere e ha senso quando tutto, fino all'ultimo dei militanti, ci si sente parte di una storia e di un progetto collettivo. Credo che abbiate fatto, lo dico al PD di Bologna, a Raffaele, a Querci e a tutti voi che ogni anno fate le feste. Noi siamo una regione dove ancora ci sono oltre 300 feste ogni anno, in quei numeri che dicevate, ne andiamo orgogliosi. Io credo che sia bello questo progetto, che fa vivere un fatto che può apparire del passato e invece guarda direttamente al futuro, perché non c'è buona politica se non riesce a coinvolgere, a far partecipare tante donne e tanti uomini. Grazie per questo. Grazie.